Salve amici di Flash in Cucina, quest'oggi mi trovo a Trappeto per un interessante convegno, I Capricci del Golfo, un territorio da gustare. Ho il piacere di avere di fronte a me il dottor Orazio De Guilmi, stato diciamo il coordinatore di questo convegno ed è il presidente del Coreov. Innanzitutto buongiorno e grazie. Buongiorno anche a lei. Il Coreov è il coordinamento dell'organizzazione regionale di volontariato della Sicilia e rappresenta circa 420.000 persone che svolgono la propria attività in modo gratuito, spontaneo e volontario. Allora, prodotti tipici, degustazione della calzatella e poi lei in un suo intervento, diciamo presentando uno degli intervenuti, ha parlato di tanti tipi di calzatella, di tante tipologie, proprio dello stretto collegamento col territorio e con le esigenze anche di un tempo, la calzatella di ceci, la calzatella di fagioli. Ecco, brevemente ci fa sognare un pochettino? Una cosa che probabilmente molti siciliani non sanno, perché conoscono la propria cassatella, è che di cassatelle variamente realizzate ce ne sono circa un centinaio in moltissimi comuni e con i prodotti più disparati, dalle più famose cassatelle di ricotta alle cassatelle con ceci, con fagioli, con fichi, con miele, fritte, al forno, in tutti i modi e in ogni parte della Sicilia abbiamo diverse caratteristiche e peculiarità. Hanno anche diversi nomi, qualcuno li chiama in vario modo, però si riconducono tutti a un prodotto che è squisitamente, tipicamente siciliano. Certo, fra le più conosciute, le più famose, ecco, sono quelle di Agira, perché in tutta la Sicilia occidentale è un dolce prelibatissimo, ma molto elaborato, con caratteristiche organolettiche di tutto rilievo. La più famosa invece a Trappeto è che risale a moltissimi anni fa, a qualche centinaio di anni fa, quando la condizione economica era piuttosto difficile, non parliamo di difficoltà ma addirittura di miseria, non era possibile permettersi dei dolci particolari, mentre c'era un prodotto che apparteneva a tutte le famiglie dei contadini, cioè i ceci, i fagioli, e con queste con questi nostri prodotti si riusciva a fare delle cose meravigliose, ottenendo dei risultati straordinari che appartenevano a tutte le feste. Non c'erano feste, matrimoni, battesimi in cui non si presentavano questi dolci semplici e dalla grande economia. È riuscita a farmi sognare e spero che riuscirà a fare sognare anche chi ascolterà questa breve intervista. E devo dire la verità, anch'io avevo assaggiato altre volte quelle di ceci, mai quella di fagioli, un prodotto stupendo, fantastico. Noi speriamo di poter portare ancora qua a Trappeto questa sagra che lancerà per il futuro questo prodotto tipico e speriamo di portare molta gente. Ma prima di salutarla un altro messaggio importante. Lei è stato il coordinatore, in qualche momento è stato costretto ad ammonire qualche monellino, però io ho visto una grande attenzione di questi giovanissimi ragazzi. Veramente quanto è importante quest'opera di informazione / come dico io sensibilizzazione? Va detto innanzitutto che i ragazzi provenivano anche da un'altra esperienza, erano stati in chiesa eccetera, quindi c'era una certa stanchezza e in verità la stragrande maggioranza, tranne qualche piccolissima eccezione, sono stati attentissimi e hanno saputo cogliere anche il senso sostanziale, sì, devo dire la verità, sì. Io credo che la scuola ha dei doveri fondamentali. Noi parliamo di insegnanti, di professori. Se riuscissimo a farli diventare degli educatori e a educare i ragazzi a cogliere anche in queste cose l'importanza della nostra identità, faremo una grande opera. Veramente la ringrazio della sua disponibilità e devo dire, come buon auspicio, a vedere quanto è stato seguito il convegno di oggi, veramente lascia tutto ben augurare. Arrivederci e alla prossima. Salute.